Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Telespiega. Avete visto che insieme a me e a Pina, buonasera Pina, buonasera Lorenzo, c'è un piccolo... Una piccola mascotte. Una piccola mascotte, esatto, l'avete vista nella sigla, la vedete sempre in alto nei vostri teleschermi, adesso da stasera è qui con noi per tenerci compagnia, anzi dobbiamo trovarle anche un nome, abbiamo deciso che è una piccola femminuccia. Si accettano femminuccia. consigli. Esatto, accettiamo <ride> consigli, però oggi a proposito scelte di cuore parliamo proprio del... Cuore, il cuore, il centro delle nostre vite, ma anche uno degli organi più importanti della, della nostra esistenza. Per farlo abbiamo collegato con noi il professor Ciro Indolfi, che è il presidente della Società Italiana di Cardiologia. Buonasera professore, ben trovato e benvenuto a Telespiego. Buonasera. Bu buonasera, buonasera a tutti. Allora, professore, partiamo proprio dalle basi. Eh, le chiederei cos'è il cuore e come funziona? Eh, eh, possiamo dire semplicemente che il cuore è una pompa, una pompa perfetta, è, una, è veramente un organo tra i più sofisticati che noi abbiamo, perché basti pensare che il cuore pompa circa 5 litri di sangue ogni minuto, 300 litri in un'ora e 7.000 litri di sangue in un giorno. Ma qual è la particolarità di questa pompa? Che non può mai fermarsi. Per 80-90 anni questa pompa così preziosa non può prendersi nemmeno un minuto di riposo. Professore, cerchiamo di capire come, come funziona il cuore, perché eh, effettivamente l'immagine di una pompa sempre attiva rende particolarmente bene l'idea. Funziona esattamente come dicevo, come una pompa, cioè deve portare del sangue ai polmoni, nei polmoni si ossigena, ritorna poi al cuore, al cosiddetto cuore sinistro. Sinistro e viene pompato dal ventricolo sinistro a tutto l'organismo. Quindi, noi viviamo, ci ossigeniamo, perché parte del sangue va ai polmoni. Questi, questo sangue diventa ossigenato e poi può andare a tutti gli organi o tessuti del nostro organismo. Quindi, è ovvio che. Se il cuore si ferma, si ferma per più di 4 o 5 minuti, il cervello non avrà ossigeno a sufficienza e quindi si avrà un danno irreversibile. A e proposito questo, di ciò, professore, mi scusi se la interrompo. Le chiederei quali sono le principali o maggiori patologie la, la patologia più importante, la causa di morte numero uno in Italia e nel mondo è ovviamente l'infarto. Eh, che cos'è l'infarto? L'infarto è, è legato a una di un'arteria che porta il sangue al cuore, che si chiama appunto coronaria, che può essere parziale o totale, e questa ostruzione, questa occursione è generata e creata da una trombosi, da un accumulo di piastrine che formano, tra virgolette, un tappo che chiude l'accesso del sangue al muscolo cardiaco. Quando questo succede si avrà una parte del ventricolo sinistro che non può funzionare, come abbiamo detto, come pompa e quindi avremo un infarto. Professore, invece molto spesso si parla di infarto, ma anche di arresto cardiocircolatorio. Qual è la differenza tra i due eventi? Beh, la conseguenza dell'infarto è appunto la, la, la possibilità che in alcuni pazienti il cuore si ferma e, e può, diciamo, non riprendere più la sua contrazione. La notizia buona è che oggi noi abbiamo delle tecniche, quindi l'infarto abbiamo detto che è la causa numero uno di morte nel mondo e tra l'altro è la causa di morte anche nelle donne. Poi ritorniamo su questo concetto, cioè sul fatto che le donne hanno più paura dei tumori, delle neoplasie piuttosto che dell'infarto. Eh sì, infatti professore l'infarto colpisce più gli uomini o le donne? Eh, benché si pensi che l'infarto colpisca esclusivamente gli uomini, in realtà la causa di morte numero uno nelle donne è appunto, oh, sono appunto le malattie cardiovascolari. Quindi le donne hanno paura del tumore al seno, però purtroppo diciamo, la causa numero uno è l'infarto. E questo è molto importante perché eh, noi come anche come società italiana di cardiologia, stiamo facendo delle campagne proprio per portare questa consapevolezza, queste campagne cosiddette di responsabilità sociale per dire attenzione alle donne, alle malattie del cuore, perché oggi con la prevenzione noi possiamo prevenire delle morti cosiddette evitabili possiamo ridurre l'incidenza di infarto. Ecco, professore, cerchiamo di approfondire questo aspetto. Cosa possiamo fare per prenderci cura del nostro cuore? Eh, possiamo fare molto, abbiamo molte possibilità oggi di evitare un infarto o un ictus. Il primo consiglio che noi diamo, che i cardiologi danno, a Tutte le persone, non solamente ai soggetti malati, è uno stile di vita sano. Noi non finiremo mai di ricordare come l'esercizio fisico, ecco, vediamo proprio in, sul sottofondo un esercizio di persone, anche donne che effettuano un esercizio fisico, e l'esercizio fisico è una delle terapie più efficaci. Basti pensare che un programma di esercizio fisico riduce la probabilità di avere un evento del 20-30%. È una delle terapie più efficaci che noi abbiamo, per vari motivi, ha un effetto, diciamo, benefico sul cuore. Quindi, il primo consiglio è effettuare mezz'ora di esercizio fisico ogni giorno o a giorni alterni, ma attenzione, esercizio fisico non significa la passeggiata, mangiare il gelato, vedere le vetrine, ma esercizio fisico significa o una camminata a passo veloce, una corsa, andare in bicicletta, cioè non un esercizio fisico che faccia aumentare la frequenza cardiaca bisogna sudare insomma professore esatto l'esercizio fisico così vedendo un po le vetrine mangiando un gelato <SR hostel> non, vale. quello, no, non pare perché <ride> due ore? <laughs> benché sia molto piacevole dal punto di vista sociale dal punto di vista diciamo cardiologico questo non è efficace quindi prima, primo consiglio secondo consiglio molto importante, è mangiare bene. Mangiare bene significa mangiare pesce almeno tre volte a settimana, mangiare verdura, frutta, evitare soprattutto le carni rosse, tutti gli alimenti che contengono i grassi, purtroppo evitare anche alcuni cibi che sono molto gustosi come ad esempio tutti eh, i dolci, come il gelato, come eh, molti eh, derivati del latte. Quindi bisogna ridurre la quantità di grassi che vengono ogni giorno ingeriti. Quindi, secondo consiglio. Invece, eh. professore, il consumo di alcol e droghe può causare eh, dei fenomeni cardiaci? Eh, questo è un punto molto importante. La droga e soprattutto la cocaina è una delle cause più frequenti di infarto nella eh, popolazione giovanile. Quando si vede un infarto, soprattutto nei soggetti al di sotto di 30 anni, molto spesso la causa è un uso eh, inadeguato di droghe. La cocaina è una. Delle droghe più pericolose per il cuore. Per quanto riguarda invece l'alcol, qui le cose sono meno chiare. Anzi, addirittura un uso moderato, ma sottolineo moderato, di alcol e soprattutto di vino rosso, un bicchiere, un mezzo bicchiere ai pasti, avrebbe addirittura un effetto buono sulle nostre arterie. Quindi. Uh, per l'uso moderato di alcol sicuramente un semaforo verde evitare ovviamente i superalcolici e i, i, eh, tutti eh, diciamo gli alcolici che contengono zucchero uh, affidarsi a un buon bicchiere di vino se possibile vino rosso sicuramente e no alle droghe, soprattutto per gli effetti molto negativi che hanno sul cuore. Professore Indolfi, molti pensano quasi di mettere su due piatti della bilancia l'attività fisica da una parte, come compensazione quasi di tutti i vizi di cui ci, magari ci circondiamo nelle nostre giornate quotidiane, ad esempio eh, un, un cocktail di troppo, o il fumo. Secondo lei è una filosofia che si può sostenere a lungo andare? Ma direi di no, perché eh, eh, noi sappiamo che l'introito di calorie, cioè la quantità di cibo che noi ingeriamo, è molto superiore alle calorie che noi consumiamo con l'esercizio fisico. Facciamo un esempio pratico per chi ci ascolta. Se noi la mattina beviamo un cappuccino e un cornetto, abbiamo bisogno di quattro ore di esercizio fisico per consumare queste calorie assunte con questa colazione. Quindi capiamo subito che è praticamente impossibile consumare con l'esercizio fisico la quantità di calorie che noi assumiamo. Ovviamente le cose sono diverse se un soggetto è, ha un normo peso, cioè non ha un eccesso eh, di peso, dalle da persone che invece hanno un'obesità. Ahimè l'obesità è un'altra piaga e, e soprattutto una notizia che preoccupa molto, che ci preoccupa molto. È la, il fatto che molti ragazzi al di sotto di 15 anni oggi sono obesi, un ragazzo su tre ha un sovrappeso. E questo purtroppo, ahimè, anche al sud, benché si creda che al sud ovviamente vi sia una alimentazione più eh, diciamo, mediterranea, e in realtà i dati epidemiologici dimostrano che l'obesità infantile è molto più, eh, diciamo, frequente al sud rispetto al nord. A me verrebbe da, da chiedere, Lorenzo, lei prima ha parlato di ictus. Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è cos l'ictus. L'ictus si divide in due tipi. Eh, un ictus di tipo ischemico, e questo ha delle analogie con l'infarto: cioè un'arteria che porta il sangue al cervello si chiude per vari motivi, per un embolo che parte dal cuore o per una stenosi. O una seconda possibilità è che si rompa un'arteria del cervello e si formi un'emorragia. Quindi abbiamo un ictus ischemico quando si chiude una carotide, quando si chiude un'arteria che porta il sangue al cervello. Un primo tipo. Secondo tipo di ictus si chiama ictus emorragico, cioè si rompe un'arteria, il sangue stravasa all'interno della scatola cranica e si forma questo ictus emorragico. Professore, parlando invece delle tecnologie che sono in campo in questo momento eh, a difesa e a tutela del nostro cuore, si sente parlare spesso di stent ma anche di pacemaker. Che cosa sono queste due cose? Come funzionano, eh, come fanno funzionare diciamo, il nostro cuore? Ma, innanzitutto vorrei dire questo: vorrei dire che in cardiologia più che in altre specializzazioni e mi riferisco ad esempio all'oncologia, alla neurologia, la terapia ha fatto degli barzi da gigante. Oggi noi abbiamo abbattuto la mortalità per infarto che era di circa il 30% alcuni anni fa al 6% con l'utilizzo proprio dello stent. Che cos'è lo stent? Lo stent è una piccola rete metallica che si introduce attraverso un catetere dalla mano o dalla gamba, si raggiunge l'ostruzione che abbiamo detto essere la causa dell'infarto, e poi si impianta questa piccola device, questo piccolo, questa piccola protesi. E così si, per, si, si consente al sangue di ritornare nutrire quella parte di miocardio che era in sofferenza. Quindi grandi scoperte della medicina soprattutto per quanto riguarda l'angioplastica, soprattutto per quanto riguarda lo stent. Una seconda grande scoperta è stata l'utilizzo dei pacemaker perché in alcune circostanze il cuore che non ha solamente come ho detto dall'inizio una capacità di essere una pompa a un sistema che dice, definiamo idraulico ma anche a un sistema elettrico quindi noi immaginiamo una casa in cui c'è un impianto elettrico e in cui c'è un impianto idraulico bene in, alcuni, in alcune circostanze il cuore può avere delle defiance su quello che è un impianto elettrico e noi possiamo risolvere questo problema proprio con l'impianto di uno stimolatore cardiaco o pacemaker. Professore, ognuno di noi ha una frequenza cardiaca. Io, io mi sono accorto con questi orologi che mettiamo ai polsi che di notte riesco ad arrivare a scendere fino anche a 48-45 pulsazioni al minuto. Come, come funziona? Perché immagino che Pina per esempio abbia una frequenza cardiaca diversa. Come viene determinata dal nostro proprio questa frequenza allora, cardiaca? Seppina innamorata ha una frequenza di 120-130 battiti al minuto perché il cuore eh, come sappiamo è anche un po' è stata definita la sede dei sentimenti ma in realtà risente molto di alcune circostanze. Intanto diciamo quanto deve essere la frequenza cardiaca in condizioni normali. Quando si definisce normale? Una frequenza da 60 a 100 battiti al minuto viene definita più o meno normale. Oltre i 100 si parla di tachicardia, sotto i 60 di bradicardia. Un soggetto giovane, soprattutto se è allenato, se fa molto sport, può avere anche 50-40, molti ciclisti professionisti hanno addirittura 30-40 battiti al minuto, ma io direi che nella popolazione normale media i battiti per minuto variano da 60 a 75-80, quindi abbiamo questo range. Di notte, come lei giustamente ha notato, la frequenza cardiaca si riduce perché? perché non abbiamo quella che si chiama scarica di catecolamine, non abbiamo queste sostanze che vengono rilasciate dall'emozione. Abbiamo detto prima, scherzando, che quando una persona è innamorata si sente la tachicardia, perché si sente la tachicardia? Perché ha una stimolazione adrenergica queste cate categoramine aumentano la frequenza cardiaca, così come la frequenza cardiaca aumenta se noi abbiamo, facciamo un esercizio fisico, se noi abbiamo paura di qualcosa, cioè tutte le emozioni in realtà possono poi influenzare la normale frequenza cardiaca. Professore, invece eh, le vorrei chiedere eh, cosa vuol dire cuore d'atleta? Eh, questa è una buona domanda. Il cuore d'attreta è eh, il cuore che noi vediamo soprattutto negli atleti professionisti, cioè quegli atleti che fanno un allenamento ogni giorno, soprattutto lo vediamo nei ciclisti che fanno allenamenti molto sostenuti e il cuore d'attreta è sostanzialmente definito... Quando noi vediamo una frequenza cardiaca bassa, al di sotto anche, come ho detto, di 50-40 battiti al minuto, quando possiamo vedere una ipertrofia del ventricolo sinistro e quando qualche volta osserviamo anche una dilatazione delle camere cardiache. Proprio perché questo esercizio strenuo può provocare delle anche alterazioni della struttura del cuore. Professor Indolfi stiamo andando verso la fine di questa piacevolissima comunque chiacchierata con lei e allora non posso fare un accenno alla pandemia da coronavirus che sta colpendo tanto il nostro paese ma a, eh, quanto l'intero globo. Secondo i vostri studi, quali sintomi, quali danni può causare al cuore un'infezione da SARS-CoV-2? Eh, questo è, è un punto uh, estremamente importante. Intan innanzitutto noi abbiamo dimostrato, e siamo stati i primi al mondo, a dimostrare come durante la pandemia, a marzo del 2020, i pazienti con infarto miocardico, con, quindi che avevano bisogno di una terapia intensiva, per paura del contagio non si sono ricoverati in ospedale. Quindi, noi abbiamo visto come durante la prima fase della pandemia vi è stato un aumento della mortalità indipendentemente dal Covid. E questo, a questo si associa il fatto che la sanità era inceppata, possiamo dire, dal Covid e il virus ha fatto anche dei morti indipendentemente dall'infezione. Questo è il primo concetto che volevo condividere con voi. Il secondo concetto è che il SARS-CoV-2, questo virus responsabile del Covid-19 ha una grande affinità per il cuore. In realtà utilizza un recettore. Adesso non entriamo nei dettagli tecnici. Ma quello che è l'artiglio, la, quello che è il sistema con cui entra nelle cellule, si trova nell'endotelio. E quindi uh, questo recettore, che si chiama ACE2, è molto ben rappresentato nel cuore e questo che cosa significa? Significa che un'infezione da Covid-19 colpisce i polmoni, ma purtroppo colpisce anche selettivamente il cuore e colpisce il cuore provocando un infarto, una miocardite, una pericardite o altre anomalie. Quindi questo Covid-19 che noi speriamo nei prossimi mesi diciamo, ci eh, sia meno presente nella nostra nazione e nel mondo, grazie all'utilità dei vaccini, eh, purtroppo ha un effetto negativo sul cuore. E questo è dimostrato anche dal fatto che se una persona con una cardiopatia viene colpita da Covid-19 ha una probabilità. Di morire più alta o di avere effetti negativi più alti rispetto ad una persona che non ha questa patologia. Quindi attenzione ai cardiopatici, attenzione ai pazienti con patologie oncologiche che devono essere vaccinati, vi è anche, come sappiamo, una certa preoccupazione per il vaccino. Ma i benefici, come noi diciamo come cardiologi e come società di cardiologia, noi consigliamo il vaccino perché, se un paziente, soprattutto cardiopatico, se un paziente ha una patologia oncologica, viene, colpito, uh, viene colpita da Covid-19, ha una grande probabilità di avere degli eventi negativi. In conclusione, professore, le faccio una domanda più storica. Già dall'antichità, per, per segnalare il legame fra due persone, si pone un anello proprio all'anulare della mano sinistra. Una domanda romantica. Esattamente, c'è qualche sì. eh, collegamento con il cuore, vero? Ah, certo, la, la, il braccio sinistro e soprattutto il mignolo, però direi più che l'anulare. E può essere colpita questa parte quando un paziente ha un infarto, cioè questo è qualcosa che sorprende molto i pazienti che riferiscono oltre a questo fastidio che hanno al centro del torace, al petto, riferiscono anche un dolore al braccio sinistro e al lato urinare, quindi la sintomatologia dell'infarto non è solamente limitata alla zona cardiaca, ma per vari motivi viene anche, come si dice, eh, eh, si, si irradia anche al braccio sinistro e al mignolo. Ma perché c'era questa, è confermato quindi che il braccio sinistro è più vicino, è più legato al cuore, quindi è quello più sensibile, quindi per questo pure si metteva la fede all'anulare. Eh, questo è eh, diciamo, il motivo perché la, il collegamento tra anulare e il cuore eh, diciamo, eh, non, non lo è conosce, romantico. Non, è, è romantico e credo poco scientifico. Però diciamo, per noi, per i cardiologi, noi avvisiamo i pazienti: attenzione, se c'è un dolore al braccio sinistro ed una concomitante sintomatologia al centro. Del petto al centro del torace, ecco questa è l'immagine proprio tipica di un paziente che viene colpito dall'infarto e, e questo bisogna chiamare il 118. Quello che possiamo dire alla fine di questa nostra chiacchierata è che la, il grande vantaggio della terapia dell'infarto si eh, ha se il paziente raggiunge tempestivamente l'ospedale. Questo che significa? Significa che l'infarto infarto è una patologia che viene chiamata tempo dipendente. Mm. Cioè, in altri termini, se noi riapriamo l'arteria responsabile dell'infarto subito, non avremo nessuna conseguenza dell'infarto. Se apriamo la coronaria con l'angioplastica e con lo stent, dopo 3, 4, 5 ore, il beneficio sarà molto limitato. Quindi il consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta è che se un soggetto ha un dolore al centro del petto, se questo fastidio è di tipo costrittivo, come un peso, come una morsa, al centro del torace e se questo fastidio si irradia anche al braccio sinistro bene, questo uh, soggetto deve chiamare il 118 non deve aspettare non deve chiamare prima il medico di famiglia non deve andare con i propri mezzi in ospedale ma deve chiamare il, il sistema dell'emergenza, questo è un consiglio molto pratico Quindi, per chi ci ascolta quindi attenzione ai segnali d'allarme che manda il nostro cuore e soprattutto tempestività. Queste sono sì. è, è, diciamo le regole non scritte per avere cura sì. del nostro cuore. Professor. Campanelli d'allarme. È, è come un terremoto. Fate presto, fate presto. Se il paziente ha un dolore al centro del petto, se suda, se ha difficoltà nella respirazione ed è ovviamente un soggetto a rischio e per rischio intendiamo un soggetto maschio al di sopra dei 50 anni e una donna al di sopra dei 40 anni e ha queste difficoltà nella respirazione, bene, non esitare, chiamate il 118. Professore Indolfi è stato davvero un piacere fare un questa onore. chiacchierata con grazie. lei. Grazie di cuore a Ciro Indolfi, il presidente della Società Italiana di Cardiologia. A, prof a presto professore, grazie ancora. Grazie, grazie a voi. Grazie buona a serata. Voi. Noi ci fermiamo un attimo, proprio Togliamo due minuti subito. di pubblicità. Parleremo di una tendenza che uh. fa molto discutere a <ride> tra poco. Poco.